Ciao! Allora, oggi parliamo della palette questa dell'Essence, quella sui toni da rosa, si chiama All About Rose, ed non ho acceso tutte le luci perché così cercavo di farvela vedere, ma per adesso cerco di aprirla. Comunque sia, eccola qui, ecco. E adesso magari vi faccio vedere lo swatch così si vede un pochino meglio. Comunque sia, sinceramente me l'aspettavo diversa perché pensavo a una palette sui toni del rosa, mentre questa... E, tranne alcuni colori come questo e questo prugna, che è un prugna metallizzato, gli altri non è che siano proprio sul rosa, quindi di rosa c'è pochino. Cosa dire? Tanto così, così la vedete meglio. Intanto sono quasi tutti colori metallizzati, alcuni più scriventi, alcuni meno. Di opachi ne abbiamo solamente due, quindi questo e aiuto. E questo è il marrone. Ok, gli opachi ci sono solo quelli. Satinato forse ci potrebbe essere il marroncino in fondo, però non si capisce bene che colore sia. Inizio a farvi lo swatch così la vedete un pochino meglio. Partiamo con la prima fila dove sono tutti metallizzati, esatto. E devo dire che sono davvero... La prima fila è molto molto scrivente, comunque ve la faccio vedere. Vedete che il primo, il secondo, terzo. E questo che è un prugna metallizzato. Provo a farvi vedere, vediamo se si vede qualcosa. Vedete che sono molto molto luminosi. Sono davvero molto luminosi, sono tutti metallizzati. Allora, cosa dire della prima fila? La prima fila abbiamo un punto luce che è davvero molto luminoso, eccolo qua. Il secondo è un metallizzato che va a scomparire sulla mia carnagione perché sembra molto rosa, poi alla fine invece è quasi del mio colore, però dà luce, questo sicuramente, quindi perfetto, ad esempio nell'arcata sopraccigliare, questo è fantastico. Poi abbiamo due metallizzati che potrebbero andare bene nella piega dell'occhio, di cui un sui toni del, eccolo qui, del bronzo marrone e uno sui toni del prugna, eccoli qui. E ora andiamo con la seconda fila che vi faccio vedere, dove sono più o meno tutti opachi, tranne diciamo questo, che è, in teoria dovrebbe essere un brillante, però alla fine applicato sembra quasi opaco, quindi il colore resta solamente in superficie, i glitter. Quindi andiamo a far vedere, la seconda fila è molto meno scrivente rispetto a quelli ovviamente metallizzati, quindi partiamo, vi mostro il primo. Il secondo, il terzo che è un marroncino tortora e il quarto che è un marrone. Adesso andiamo a vederli rispetto a questi molto colorati. Vedete subito che sono molto più opachi. Questo marrone è davvero scrivente. Allora, cosa diciamo di questi? Okay. I primi due colori quasi scompaiono, quindi vanno bene proprio per le sfumature, mentre il marrone, eccolo qui, questa specie di beigiolino, il terzo, eccolo qua, e il quarto vanno bene nella piega dell'occhio perché sono opachi più o meno e comunque sia sono sui toni del marrone. Ecco, io da una palette che mi viene a chiamare All About Rose mi aspettavo qualcosa di più rosa, mentre di rosa sinceramente c'è davvero poco. La scrivenza ovviamente per quelli... E questi che sono tutti metallizzati, la prima fila è davvero alta, mentre per la seconda molto molto meno. Sono abbastanza polverosi, soprattutto quelli metallizzati tendono a perdere molti brillantini, quindi prima magari fate gli occhi e poi il trucco viso. Con un primer però durano tutto il giorno, quindi questo è un lato positivo. Senza attenzione, perché quelli metallizzati sono abbastanza fissi, mentre gli altri vanno a disperdersi. Cosa dire di questa palettina? Per il prezzo che ha, ok, ci sta, per neanche 4,50 € ci sta, perché i colori ci sono. Mi sarei aspettata qualche rosa in più, di rosa c'è un po' pochino. Diciamo che rispetto alla All About Nude, se riesco ad aprirla, ecco la Nude, che invece ha davvero tutti i colori ed è sui toni del marrone. Questa che è la rose, sui toni da rosa, ha un sottotono rosato, ma i toni da rosa ci sono poco. Comunque, fatemi sapere se le provate, come vi siete trovate. Se vi è piaciuto questo video, mettetemi un like e iscrivetevi al canale per non perdere le prossime recensioni. Ciao!